l'altro ieri era solo questo. Ed è sabato scorso che qualcuno di notte ha deciso di passare il suo tempo bucando pneumatici delle auto in sosta fra via Laspro e via Melorella. Decine le vetture prese di mira, a qualcuna sono stati bucati tutti e quattro i pneumatici. Che sia un folle, un gesto goliardico, il dato di fatto è che molti si sono trovati nell'impossibilità di andare a lavorare. In tempi bui come questi, fra l'altro, non è stato neanche molto semplice trovare gommisti per riparare i pneumatici. I più fortunati, che ha ricevuto una sola bucatura, hanno fatto da soli. Per molti, invece, non è stato possibile utilizzare la vettura. A prendere servizio, come facevo? E se ero un dottore? Ma sono proprio cose assurde. Ma quante macchine hanno fatto? Ma secondo me una cinquantina, secondo me. Quindi suo figlio non poteva andare a lavorare? E non poteva andare a lavorare, l'ho dovuto dare una mano io, fortunatamente, che è andato da un commesso con la mia macchina, e se no non poteva andare a lavorare.